Questo libro, Il Novecento a Urbania di Alessandro Bradinuni, a cura di Anna Paoli, contiene appunto le memorie e le storie di Urbania del Novecento raccontate da Alessandro, un uomo che ha vissuto la realtà paesana e campagnola urbanese dai primi decenni del Novecento fino al 2000 inoltrato. È uno sguardo realistico che appunto mira a raccontare con una lingua tutta sua e che non esclude espressioni, modi di dire, costrutti sintattici e irregolarità del dialetto e della parlata locale per adeguare, diciamo, la lingua al contenuto, a queste memorie e alla storia del paese. Lui, con questa testimonianza, ricostruisce frammenti di vita di quella civiltà agricola che noi abbiamo vissuto nella prima età, ma che i giovani non hanno conosciuto, spazzata via dalla storia, dai mutamenti troppo rapidi e radicali del secondo Novecento. E Alessandro, con questa sua testimonianza, sembra voler riannodare il presente al passato nella lucida convinzione che senza la sua storia una società non ha futuro. Questo è quanto lui ha inteso fare.